Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Questo video sarà appunto un video dedicato a prodotti low cost. Alcuni prodotti li ho scoperti da poco, mentre altri insomma li acquisto da un po' di anni. Volevo innanzitutto mostrarvi il rossetto che indosso. Non so se rende moltissimo dalla luce, è un rosa. E vi dicevo, dunque questo qui. Appunto il lipstick che indosso, vediamo un attimo se riesco a farvelo vedere, è di Essence e sarebbe Lista Care Lipstick. Allora, questo ragazze l'ho acquistato da OVS, che c'è appunto il brand Essence. Poi questo, se volete, ve lo faccio vedere nel haul, che dovrebbe essere il video antecedente a questo qui. Mi piace molto, poi è abbastanza cremoso. Allora, vi stavo dicendo, questo sarà appunto un video dedicato ai prodotti low cost. Allora, io ho selezionato tre prodotti per la cura della casa, tre prodotti invece beauty e tre prodotti baby. Per quanto riguarda i prodotti baby, li vado a mostrare verso la fine del video, in modo che se c'è qualche persona non interessata a questo genere di prodotto, può ovviamente non continuare a vederlo. Partiamo subito con i prodotti per la casa. Allora, come primo prodotto è questo qui. Questo qui si chiama Disinfecto, è praticamente un multiuso, se così appunto vogliamo chiamarlo. È un disinfettante e battericida. Allora, questo qui io l'ho trovato da quando insomma c'è stato il periodo del Covid, prima non l'ho mai visto, quindi credo sia insomma un prodotto nuovo. Questo si trova sia da Acquasapone che al Mauris, almeno questi delle mie zone, insomma, da questi negozi delle mie zone l'ho trovato lì. Costa solo 1,59 euro, quindi ovviamente un prezzo molto molto basso. È molto valido perché vedevo che comunque andava a pulire molto bene e a disinfettare molto bene le superfici, o quantomeno insomma l'odore era quello. Non è però una profumazione molto fastidiosa, ma devo dire c'è insomma un profumo disinfettante ma non sgradevole. Io ci sono andata a pulire il bagno, la cucina e i piani di lavoro. Qui dice addirittura anche per gli interni del frigorifero. Di questo in realtà non ne ho provato, insomma il frigorifero non l'ho pulito con questo. Questo, pensate ragazzi, è la terza confezione che termino, e uno l'ho portato anche a mia mamma per farglielo provare. Io ve lo straconsiglio, se lo trovate prendetelo perché è veramente un valido prodotto. Ok. Poi, per quanto riguarda la casa, ho scoperto, questo vabbè è terminato e ho in uso quello lì per il parquet, è lo Smack Express. Questo è sempre un pavimento per pavimenti igienizzante. Questo però l'ho preso prima del Covid, quindi insomma non l'ho preso per appunto questo periodo. Mi è piaciuto veramente molto, qui dice con ammoniaca, con profumo lunga durata. Infatti è vero, perché diciamo, la profumazione persiste per un pochino di tempo. Mi è piaciuto soprattutto anche per la questione senza risciacquo. Infatti, come vi dicevo, questo qui io lo vado ad utilizzare all'interno della pompetta dello spray mop, e quindi ovviamente quello non è appunto con risciacquo, quindi super super top questa formulazione. Sto usando in questo momento quella per il parquet, e questo ragazzi ha un prezzo di 1,80 euro, insomma sotto ai 2 euro, è un litro, però ne basta veramente poco. A me mi è durato diversi mesi, forse 3-4 mesi, anche perché io comunque va bene, vai a giocare, vai, vado a praticamente a usarlo. Come vi dicevo, insomma, mi dura tantissimo perché lo vado a utilizzare nello spray mop, quindi ne va pochissimo, nella polilava anche quello pochissimo, e un paio di volte a settimana invece nel secchio, quindi mi dura anche a me un pochino in più. Ok, poi per quanto riguarda la cura della casa, l'ultimo prodotto, ragazze, questo è un prodotto che usava mia mamma quando, insomma, non so se lo usa ancora, mi sa di no. Però mi fa ricordare tantissimo il periodo in cui insomma era a casa con i miei, ed ha una profumazione buonissima, veramente buona buona buona. Questo
Questo appunto, anche questo è un multisuperficie spray super profumante, non lascia aloni. Allora, questo può essere usato sia per i vetri e sia per i piani di lavoro. Per quanto riguarda il bagno non ve lo consiglio perché è un po' troppo leggerino per il bagno, però appunto per le superfici, per il vetro, per gli specchi, per le finestre va super super bene. E la cosa che poi mi piace tantissimo è la profumazione, è una profumazione molto molto delicata, buonissimo e stra stra consigliato. E questo, ragazzi, si trova all'Eurospin, appunto la marca Dexal di Eurospin, e costa all'incirca 1,20 euro, 1,30 euro, quindi super super low cost. Ok, poi per quanto riguarda i prodotti beauty vi faccio vedere sempre tre prodotti. Allora, questa qui è l'acqua micellare Fior di Magnolia, sempre presa da Eurospin. Questa è un'acqua micellare ecobiologica, appunto, a tripla azione, con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. Allora, ragazze, questa qui io l'ho provata un po' di tempo fa e non mi è piaciuta perché mi andava a bruciare tantissimo gli occhi. Si struccava bene, ma questa cosa appunto del bruciore mi dava particolarmente fastidio e quindi non l'ho più ricomprata. Mi sono poi trovata all'Eurospin, non potevo, insomma, nel Covid appunto girare, mi trovavo lì e ho fatto che prendere questa. E ragazzi, io non so se hanno cambiato la formulazione, ma è delicatissima, non mi brucia più gli occhi assolutamente, anche se li apro subito, aver passato appunto il dischetto, non mi brucia assolutamente. Quindi io vi straconsiglio questa qui perché sentivo in giro che molte dicevano che non era delicata. Appunto, molte appunto dicevano che era buona, però non era delicata. Invece vi consiglio di andarla a riacquistare perché secondo me hanno cambiato la formulazione. Costa solo 1,99 euro, se non erro, 1,89 euro, e sono comunque 200 ml. Ok, quindi insomma sta consigliata quest'acqua micellare. È ovviamente un prodotto low cost. Scusate le interruzioni, ma con due bimbe, così. E vi dicevo, quindi stra consigliata, low cost, hanno cambiato la formulazione, quindi credo che alternerò questa qui e quella di seta blu. Poi per quanto riguarda sempre insomma il beauty, sto finendo, perché insomma ce n'è ancora un pochino, questo detergente viso dell'Himalaya. Allora, questa qui io ve la faccio vedere svariati miei vlog, vedete comunque la mia skincare fatta con questo prodottino qui. Allora, questa linea me l'ha fatta praticamente conoscere mia sorella. Lei ci comprava il detergente viso, ci compra ancora, e anche le maschere. La maschera viso anche l'ho provata, buonissima di questa linea. Dunque, parliamo di questo qui. Questo è appunto un astringente al mandarino. Ragazzi, è ottimo. Ne serve veramente pochissimo, veramente insomma proprio un cicinin. In realtà lo vado a utilizzare con una spazzolina o anche semplicemente con le mani. Mi piace tantissimo perché sento la pelle veramente molto pulita in profondità e levigata. Non fate caso ovviamente a questi due brufoletti perché siamo nella fase, però vedete che comunque il resto del viso diciamo non ha particolari imperfezioni. E da quando comunque sto facendo un pochino più attenzione al viso, quindi sto regolarmente facendo una skin care, devo dire che ho molte meno imperfezioni. Questo mi piace tantissimo, sto utilizzando anche lo scrub, quello quotidiano, poi ve ne parlerò più avanti. Questo comunque è stra consigliato da un prezzo comunque di 6-7 euro. Se lo trovate in offerta costa anche sui 5 euro, è veramente stra consigliato, dura tantissimo perché ne basta molto poco. Io ce l'ho almeno da 6 mesi, ragazze. Poi, come ultimo prodotto beauty, c'è questa spazzolina, che questa praticamente che vado a utilizzare in un combo col detergente. Almeno una volta al giorno la vado ad utilizzare, sarebbe meglio mattina e sera, però io una volta al giorno riesco con la spazzolina perché richiede comunque un pochino in più di tempo, anche se è veramente una cosa proprio super super veloce. Questo sia mattina e sera lo uso, però una volta al giorno lo abbino anche alla spazzolina che vado a fare dei movimenti praticamente circolatori su tutto il viso. Allora, le setole, ragazze, sono morbidissime, morbide, morbide, morbide. Questa è nello specifico della seta blu. Io questa marca la trovo al Maurice, ragazze, molto buona.
almeno per quanto riguarda i detergenti. Il trucco, qualcosina è buono, qualcosina no. Poi è molto pratica perché comunque ha il cordoncino, quindi anche da appendere quando è bagnata. E questa costa solo, ragazze, 3,99 euro, e spazzolini del genere costano anche molto di più, quindi ve la straconsiglio. E comunque non vi toglie tantissimo tempo, veramente 2 minuti, forse anche meno, 1 minuto. Si fanno dei movimenti circolari, si stende ben bene il detergente e si va appunto a pulire più in profondità la pelle. Straconsigliata. Ok, passiamo ai prodotti baby. Allora, per quanto riguarda i prodotti baby, vi faccio vedere queste, ma chi mi segue sa che io le compro da anni. Sono le salviette del Mauri. Allora, queste sono finite. Vi vado a prendere quelle in uso. Ecco qui quelle appunto in uso, così vi mostro anche la salvietta come è fatta. Allora, queste sono con avena biologica e bisabolo. Io le provai perché erano in super sconto, se non erro sui 50 centesimi, e le ho provate, le ho volute provare, ma vi parlo, ragazze, di un 3 anni fa. Beatrice è ancora neonata, quindi le usavo già per Isabella. Allora, considerate che io queste non le vado a utilizzare per il cambio pannolino, quantomeno per i primi tempi, insomma, di quando Beatrice era neonata, i primi tempi per una prima pulizia. Però adesso, e quelle comunque sono super approvate anche per quella situazione lì, però adesso le vado a usare semplicemente per le manine e ovviamente fuori casa per il culetto. Guarda, ragazzi, queste sono stra consigliate, sono 72 pezzi, hanno un profumo veramente molto molto delicato e va via una sola salvietta alla volta, come vedete. Mi piace perché ha un tessuto da un lato, come vedete, a nido d'ape, quindi va comunque a catturare meglio lo sporco, e da lì, vabbè, è liscia. È una salvietta imbevuta il giusto, non è né troppo imbevuta né troppo asciutta, veramente imbevuta il giusto. È molto morbida, come vedete, è morbida, non va a rompersi facilmente. Mi piace tanto, anche perché ha una profumazione delicatissima. Mi piace tanto tanto, poi anche il pack è veramente carinissimo con tutti questi orsetti. Questa comunque a prezzo pieno la trovate a 0,99, sempre appunto al Mauris, perché è del suo marchio. Poi un altro prodotto che mi piace veramente tanto, anche questo acquisto da anni, è la polvere Fissan. Allora, ovviamente, ragazze, capisco che questo non ha un inci super top perché c'è comunque la paraffina. Però, ragazze, io questo lo utilizzo da quando Isabella è piccola, quindi vi parlo di 4 anni, ed è super 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 top. Io questo lo vado a utilizzare tutto l'anno, però soprattutto in estate vado a utilizzarlo per evitare la sudorazione o quando il bimbo già è sudato va ad assorbire il sudore. Infatti qua dice rinfresca ed assorbe, infatti è vero, perché va a rinfrescare il bimbo e quando c'è il sudore lo va ad assorbire. E poi lo uso anche ogni tanto per il cambio pannolino, quando vedo che è un pochino irritata, ma non tanto da crema, vado a metterle un pochino questo anche sulle pieghette. E poi, ragazze, questo anche per noi, io quando ad esempio vado a fare il baffetto, che ho comunque il baffo un pochino, cioè questa parte qui un pochino arrossata, vado a mettere un po' di questo e lenisce tantissimo i rossori. Quindi questo qui, mammine, se lo avete, o magari chi non è mamma lo vuole acquistare, è super top per gli arrossamenti anche di noi adulti, quindi stra consigliato. E questo, ragazzi, ha un prezzo piccolo, aggira intorno a 1,80 euro, 1,90 euro, insomma sotto i 2 euro. L'ultimo prodotto beauty è questo qui, che per me è una scoperta. Lo acquisto da un po' di mesi, questo sarà il quinto flacone forse che termino, però insomma insomma, meno di un anno che l'ho scoperto. È il bagno rilassante della Conad Baby, anche perché la Conad è poco che ha inserito questa linea. Allora, come vedete, è praticissimo perché ha la pompetta, e questo sapete che per noi mamme che dobbiamo fare insomma abbastanza di corsa, sono super super top. È un flacone da 500 ml, pensate, costa solo 2,20 euro se non erro, veramente un prezzo piccolissimo. Allora, questo è, dice appunto, ideale per la nanna, deterge delicatamente la pelle del bambino ed è senza coloranti. Allora, io infatti è vero, va a lavare bene, però è delicato, non fa tantissima schiuma, e io per Beatrice, che è ancora piccina, lo vado ad utilizzare anche per i capelli, e devo dire che i capelli vengono, ragazzi, puliti e molto molto lucidi. Veramente straconsigliato, mi piace tantissimo, ha una profumazione delicata, sì, buona, poi sa proprio di bimbo proprio. Io poi questo, ragazze, lo utilizzo sia per il bagnetto
e sia anche per il culetto, per tutte e due le bimbe, quindi anche per Isabella che è un po' più grandicella, comunque vado ad usare questo detergente, quindi è praticissimo, quindi anche per il cambio pannolino, insomma, molto molto pratico con la pompetta. Poi avendo ragazze questo prezzo piccolissimo è super super consigliato, quindi se avete una Conad vicino acquistatelo, tra l'altro tutta questa linea è buona. Io non ho provato solo la crema protettiva, mi manca, ma mi sa che ho provato tutto, è straconsigliato, anche gli omogenizzati buonissimi. E allora ragazze, questi erano i miei prodotti top low cost, spero di esservi stata utile. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram con il nickname Roby91Adri. E nulla, io vi mando un grosso bacio e se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così magari capisco che vi è piaciuto e insomma periodicamente vi metto questa tipologia di video nel canale. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Vi mando un grosso grosso bacio, a presto in un nuovo video, ciao!